Purtroppo sono già stati registrati 16 morti, ha dichiarato ieri sera il governatore della regione ucraina di Kharkiv, Oleg Sinegubov, aggiornando il bilancio dell'attacco aereo russo di sabato contro un ipermercato di bricolage nella città di Kharkiv. 43 i feriti. Si scava ancora tra le macerie alla ricerca di 16 dispersi. Il numero di persone uccise durante le azioni militari sta aumentando su entrambi i fronti. Se si può chiamare azione militare bombardare un supermercato quando è pieno di gente. L'attacco ad un centro commerciale di Kharkiv è un altro esempio di crimini di guerra e atrocità commesse dalla Russia, ha detto stamani a Bruxelles l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, a margine del Consiglio Affari Esteri. Nell'Ucraina orientale i combattimenti si stanno intensificando anche a Kupiansk e a Pokrovsk. Durante la notte l'Ucraina con i droni ha colpito un deposito petrolifero a Livni, in territorio russo. Il bilancio di un morto e tre feriti. Un altro drone ucraino ha percorso 1800 chilometri per attaccare una stazione radar nella città russa di Orsk. Si sta molto discutendo sull'uso delle armi inviate all'Ucraina dagli stati alleati. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito che tutto il materiale militare italiano non può essere usato al di fuori dei confini dell'Ucraina. Nel frattempo si continua a lavorare sulla bozza per la conferenza di pace sull'Ucraina che si terrà a Lucerna in Svizzera. Sarà il 15 e 16 giugno, preparata durante il G7 italiano appena terminato.